E in questa linea voglio brevemente condividere un pensiero su una parte della scrittura in Luca, capitolo 13-22, leggeremo un primo versetto e poi ci fermeremo in Matteo 7-13. Egli, Gesù, attraversava città e villaggi, insegnando e avvicinandosi a Gerusalemme. Luca 13:22. Un tale gli disse: Signore, sono pochi i salvati? Ed egli disse loro: Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi stando di fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ed egli vi risponderà: Io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: Io vi dico che non so da dove venite, allontanatevi da me, voi tutti malfattori. E poi ancora Gesù in Matteo capitolo 7:13 esprime ancora fortemente quella realtà che brevemente questa sera vogliamo vedere insieme. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Questa sera c'è un'esortazione particolare per la vita di ognuno di noi che ci dà una capacità nuova di vedere la meta, che ci fa comprendere che nel raggiungere la meta troveremo dei grossi ostacoli, troveremo delle difficoltà. Non sarà la cosa più naturale, anche se è la cosa più bella e la cosa più vera, anche se avere incontrato Gesù è l'incontro più importante della nostra vita, questo non significa automaticamente che camminare con Lui sarà la strada più facile. Credo che su questo ogni tanto ci dobbiamo ritornare, perché c'è un certo tipo di cristianesimo, un certo tipo di teologia che insiste esclusivamente sul successo, sulla prosperità, sulla guarigione a tutti i costi e ignora invece che come è stato il maestro, così saranno i discepoli e così quello che hanno fatto al maestro potrà essere anche fatto ai discepoli. E così come per Gesù è stato difficile arrivare fino a dove è arrivato, noi come suoi discepoli vivremo le stesse cose. Certamente non vivremo il sacrificio sostitutivo, perché questo è stato fatto da lui e nessuno di noi può sostituirsi al suo sacrificio. Questa è una prerogativa, perché lui con un'unica offerta ha per sempre reso perfetti quelli che sono stati santificati. Ma quello che voglio sottolineare brevemente questa sera, non voglio andare molto oltre perché lo Spirito Santo già sicuramente ci parlerà, è che dobbiamo un attimo comprendere che essere cristiani ha un costo, ha un prezzo, e sicuramente se per un obiettivo umano ci si allena, si combatte, si lotta e gli atleti o quelli che vanno alla guerra sono esercitati a questo, abbiamo bisogno di riscoprire che c'è una determinazione, una convinzione che ci permette di entrare per la dimensione stretta. E perché è stretta? Non certamente perché l'amore di Dio è stretto, non certamente perché dobbiamo meritare l'approvazione di Dio, perché siamo salvati per grazia, è un dono di Dio, ma perché collaborare con questa grazia si oppone a tutte le nostre tendenze carnali, a tutte le nostre tendenze istintuali che ci porterebbero in altra direzione. Io non so se vi siete mai resi conto come il vostro istinto vi porta tante volte in direzioni che sono completamente diverse da quelle dell'amore di Dio. In questo senso la strada è stretta,
In questo senso la via è angusta, in questo senso bisogna sforzarsi, non perché produciamo noi la grazia, non perché noi produciamo la potenza di Dio, ma perché siamo invitati a essere collaboratori della grazia, siamo invitati ad essere persone che realmente si mantengono su questa direzione, nonostante tutte le contraeree del nemico, nonostante tutte le difficoltà, e scelgono deliberatamente, personalmente, il cammino della croce rispetto a qualcosa invece che li può portare in altre direzioni. In questo senso è importante capire che la porta è stretta, che la via è angusta e che la tendenza più comune non è quella di andare in quella direzione. Voi sapete che la tendenza più comune è quella della massa, è quella del ragionamento comune. Ma se siamo stati chiamati da Dio, e io so che siamo stati chiamati, se abbiamo intuito che Cristo è la via, la verità e la vita, abbiamo bisogno di comprendere che lì c'è la vera direzione, la vera libertà, e anche quando la strada si fa più stretta, anche quando sarebbe più facile deviare a sinistra e a destra, abbiamo ancora questa chiamata che ci dice: avanti, avanti, avanti. Nella prima parte che ho letto chiesero a Gesù se erano molti i salvati. Io non so qual era la motivazione di questa domanda, se era una mera curiosità, ma sicuramente a questo Gesù rispose con una frase molto forte, come a dire: sforzatevi, sforzatevi di entrare per la porta stretta, come a dire: cercate la via alternativa al vostro istinto, cercate la via alternativa alle vostre tendenze umane. Oggi si è creato un cristianesimo che è diventato umanesimo. Ma cercare Cristo significa andare contro tante volte la logica stessa del nostro ragionamento, significa affidarsi, significa lasciare dei territori sicuri, sicuri almeno, cioè sicuri relativamente, della nostra razionalità, della nostra mente, per poter andare in una dimensione nuova. Come quando Dio diceva ad Abramo: lascia la tua terra e va dove io ti mostrerò, lasciare delle sicurezze, delle certezze per incontrare ancora di più il volere, il progetto di Dio. Ecco perché è stretta, ecco perché è angusta, ecco perché è spaziosa invece la strada che ci porta lontano, perché è la strada della nostra progettualità, è la strada in cui noi facciamo fare a Dio i nostri interessi. Sapete che molti hanno scambiato il cammino con Dio come qualcuno che fa da complice per i propri progetti, e allora coinvolgono Dio nei propri progetti più o meno megalomanici, coinvolgono Dio nelle proprie aspettative, nei propri obiettivi. Ma qui è diverso, la strada è stretta, perché Dio non ha promesso di aiutarci nei nostri obiettivi umani, tante volte frutto semplicemente di desiderio di potere, di successo, di supremazia sugli altri, figli dell'orgoglio, ma Dio vuole sviluppare il carattere di Cristo nella tua vita, di colui che è venuto per servire e non per essere servito. Ecco perché sforzatevi, molti cercheranno di entrare ma non potranno. Molti diranno in quel giorno: Signore, ma noi abbiamo ascoltato degli insegnamenti, hai insegnato nelle nostre piazze, abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, come a dire:
Abbiamo fatto della realtà cristiana una cultura, abbiamo ascoltato, abbiamo una cultura, abbiamo una mentalità, ma non siamo mai entrati in contatto con te. Fratelli, non si può vivere un cristianesimo vero senza essere perfettamente e progressivamente in contatto con Cristo. È impossibile, è impossibile. Non si può benedire chi ci maledice, non si può lasciarsi ferire, non si può andare a annichilirsi, non si può umiliarsi se Cristo non vive in noi. Noi non faremo molta strada nel vero cristianesimo, ma resteremo un cristianesimo dove semplicemente da bambini chiediamo a Dio: mi dai questo, mi dai questo, e forse per un tempo Dio lo permette, ma Dio vuole sviluppare il carattere di Cristo. Ci alziamo in piedi e andiamo verso la conclusione. Qui non si tratta di chiedersi se siamo salvati o no, perché per grazia che siete stati salvati, ma qui si tratta di comprendere che il cammino che Dio ci ha messo davanti non è un cammino facile, anzi direi che è impossibile senza di Lui. Questo deve portarci a decidere di aggrapparci a Lui, di sperimentare la comunione con la Sua resurrezione, con la potenza della Sua resurrezione, per avere poi comunione con le Sue sofferenze. Ci avete fatto caso che in quel brano si parla comunione prima con la potenza della resurrezione, per avere comunione con le Sue sofferenze? Solamente chi scopre la potenza della resurrezione può partecipare alle sofferenze di Cristo, può imparare a vivere la Sua sofferenza. Non è il contrario. Tante volte noi pensiamo che attraverso la sofferenza arriviamo alla resurrezione. No. Ma attraverso la resurrezione arriviamo alla sofferenza. Arriviamo a comprendere la gloria in tutte le sue espressioni. Gesù a un certo punto doveva glorificare il Padre. Come? Con la sua morte. Abbandonando la sua vita. Dio ci chiama a entrare in questa ottica. Noi tante volte quando pensiamo gloria, 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 immaginiamo, in cielo sicuramente sarà una piena gloria, quando Cristo sarà manifestato in gloria, anche voi che siete nascosti, ma in questa terra significa potere operare anche nel segreto, potere nell'umiltà. Abbiamo sentito la testimonianza di Giuppi, là nel silenzio, operare, essere lì, vivere la gloria, la testimonianza di Gesù, che ti rende capace di servire gli altri, che ti rende capace di poter dare la tua vita per gli altri. È pazzesco, ma è lesionistico il cristianesimo, altro che costruttivo. Questa sera lo Spirito Santo ti chiama, mentre ancora ci accosteremo alla cena del Signore, a comprendere solamente questo, non tanti ragionamenti, che se ti eri illuso o confuso pensando che avendo incontrato Cristo avresti avuto la vita più facile, è una bugia,
perché è più facile nella misura in cui scopri la sua grazia, la sua potenza, ma è la più difficile perché questo ti porterà ad essere diverso dagli altri, ti porterà a imparare a perdonare, ti porterà a non mantenere il risentimento, ti porterà a benedire chi ti maledice, ti porterà ad essere servo degli altri, ti porterà apparentemente a non avere difesa, ma perché Cristo sarà la tua forza. Vuoi scegliere? Vogliamo scegliere la via più facile, la via più larga, spaziosa? Questo non ci porterà al centro di Cristo, non ci porterà a realizzare il carattere di Cristo, non ci farà crescere, non ci farà maturare. Vogliamo scegliere invece la via stretta, la via difficile, la via impossibile, ma con Lui diventa possibile, tutto è possibile a chi crede, come d'altra parte senza di me non potete fare nulla, disse Gesù. Vogliamo scegliere questa sera la via stretta, la via in cui ogni giorno decidiamo: chi ama la sua vita la perde, ma chi la perderà per amore mio la troverà. Noi tante volte cerchiamo di salvarci, cerchiamo di proteggerci, e nel tentativo di farlo ricorriamo pure a forze umane. Ma Dio ti sta dicendo: perdila, perdi insieme a me. Quando Gesù stava perdendo, quando Gesù sembrava sconfitto, c'era la vittoria più grande dell'universo che stava prendendo piede. Quando sembrava che il diavolo aveva distrutto, la sua missione era risultata compiuta. Anche per te, quando sceglierai di passare dalla strada più facile, quella che non ti costa, a quella che ti costerà, lì c'è una vittoria. Ci credi? Ci vogliamo credere questo pomeriggio? E allora non lamentiamoci, non stiamo lì a pensare, come tante volte ci viene di pensare: ah, ma da quando sono cristiano tutte le difficoltà, tutti i problemi, tutti gli esami più difficili, perché questi esami sono per renderti come Gesù, per farti crescere, per farti sviluppare questo carattere meraviglioso, perché questo è quello che Dio ti vuole dare. Dio non vuole spostare le circostanze intorno a te per farti un bambino viziato. Dio vuole sviluppare il carattere di Cristo dentro di te, e permetterà che tu sia tentato, e permetterà le difficoltà, ma tutte quelle cose che potrebbero distruggerti serviranno a farti crescere nell'amore. Anche la sofferenza, se tu vuoi, diventerà un modo per crescere. È la strada più stretta. Ogni giorno Dio ci chiede di prendere la nostra croce. Non, la croce non sono quelle cose che sono ineluttabili, che sono per forza nella tua vita. La croce è una scelta che tu puoi fare e puoi non fare. Qualcuno dice: io ho la croce di mia suocera, ho la croce di questo. No, non sono queste le croci. La croce è la scelta personale di andare per la via più stretta, per la via che ha percorso Gesù, per la via controcorrente. Questa è la croce, e tu puoi sceglierla questa sera mentre ora ci prepariamo a prendere la cena del Signore. Puoi chiedere perdono a Dio da una parte, se hai pensato che la sua via fosse una via così larga dove non dovevi per forza prendere delle decisioni,
Sì, la via della santità è una via larga, ma nello spirito, ma è stretta per la nostra carne, e se non la decidiamo di percorrere, ci perderemo per strada. Chiediamo perdono a Dio questa sera se abbiamo pensato che essere cristiani significava avere tutto facile, avere tutto già risolto. E comprendiamo che la strada per eccellenza è una strada stretta, è una strada difficile, e pochi sono quelli che la percorrono. E non perché Dio vuole che siano pochi, attenzione, non è un Dio settario, non è un Dio classista, ma perché pochi sono quelli disposti a pagare il prezzo, pochi sono quelli a veramente voler essere come Gesù. Questo è quello che ti chiede il Signore questa sera mentre ti accosterai alla cena del Signore, quello di credere nel suo sacrificio che ti ha permesso di essere salvato, ma quello di credere che mangiando il suo corpo, mangiando il suo, bevendo il suo sangue, partecipando a questi elementi, tu stai dichiarando che vuoi andare per quella via stretta, per la via del Calvario, certamente non morendo tu al posto di un altro, ma avendo gli stessi sentimenti che sono stati in Cristo Gesù. Non erano sentimenti di successo. Quando lo vollero fare il re, cosa disse? No, il mio regno non è di questo mondo. Abbiate gli stessi sentimenti che sono stati in Cristo Gesù, il quale, pur essendo Dio, si umiliò, si annichilì, prese la forma umana e andò fino in fondo. Ti viene difficile? Dio ti darà la grazia di umiliarti, di prendere questi sentimenti. Non è un controllo umano, non è uno sforzo di volontà, ma è una decisione di volere vivere Cristo fino in fondo. Ed è questa decisione che Dio ti chiede di avere mentre ti accosti alla cena del Signore: essere una stessa cosa con Lui.